Ciao fratelli, come state? State tutti bene? Spero di sì. Sono Emil Kilten, membro del corpo direttivo, e sono qui con voi per fare un nuovo discorso per voi, per la vostra fede. Vedete? Il corpo direttivo mi ha fatto un regalo. Che bello, no? Allora, state seguendo gli ultimi consigli dell'ultimo discorso che ho fatto l'altra volta? Spero di sì. Se lo fate, avete tantissime belle benedizioni da parte del nostro Creatore. Continuate così. E oggi faremo un nuovo discorso per voi perché noi abbiamo pregato affinché state tutti bene. E andate avanti nella fede. Allora, cari fratelli, noi abbiamo pensato di fare questo discorso perché in questo periodo tante persone del mondo fanno le feste pagane, mangiano, bevono, si divertono, si imbriacano, poi fanno casino. Invece noi che siamo il vero popolo di Dio non facciamo queste cose. Noi siamo diversi. Siamo un popolo speciale, un popolo, il vero popolo di Dio e non facciamo queste cose. Ecco il perché di questo tema, di questo discorso speciale. Ma prima di andare avanti con questo discorso, volevo fare una parentesi. C'è quella che è la foto che gira su internet riguardo al membro del corpo direttivo Anthony Mollis, mio caro fratello del corpo direttivo, che sta al supermercato con 12 bottiglie di whisky. Ma vi sembra possibile una cosa del genere? Cari fratelli, vi posso assicurare che non è vero. Per la verità, il fratello Mollis aveva comprato 12 bottiglie di latte. Invece, poi gli apostati, quei cattivi malvagi che sono usciti dalla Watchtower, hanno trasformato la foto. E anziché di 12 bottiglie di whisky e di latte, hanno trasformato la foto e hanno messo 12 bottiglie di whisky e hanno fatto fare la figura di cacca al nostro caro fratello. Membro del corpo direttivo. Ma come si fa a fare queste cose? Come si fa? Ma Geneva poi. Eh? State tranquilli, state tranquilli. Questa è una parentesi che volevo comunicare con voi. Allora, innanzitutto, come corpo direttivo vi chiediamo scusa di questo ritardo perché questa discorso noi lo dovevamo fare a dicembre, in vista di queste feste, però abbiamo avuto problemi con l'organizzazione, abbiamo avuto vari problemi e purtroppo è slittato in avanti questo discorso speciale, però è sempre valido. Quindi, cari fratelli, attentamente ascoltate quello che sto per dire. Per voi, il tema del discorso è, ma non in tutto. E adesso vi spiego il perché. Ecco qua, gli occhiali, la Bibbia. Seguite con me, con la vostra Bibbia, in Primo Giovanni, capitolo 14, capitolo 19, versetto 14. Qui dice la scrittura: ricordate quelli che prendono la direttiva tra voi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, e mentre contemplate
come va a finire la loro condotta, imitate la loro fede. Capito, cari fratelli? Dovete imitare la fede degli anziani, dei pastori, perché faticano per voi. Ma la nota in calce dice, ma non in tutto. Cioè, dovete imitare gli anziani, i pastori della congregazione, nel servizio, nei discorsi, nelle visite pastorali, alle pulizie della sala, ai lavori della sala. Dovete imitare. Però dice la nota in calce, ma non in tutto. Perché? Perché anche loro sono imperfetti e peccatori. E quindi, cari fratelli, c'è una torre di guardia, questa qua, 1° dicembre, pagina 10, 1° dicembre 2019, pagina 10, dice qui così, paragrafo 15. Può succedere, ogni tanto tra fratelli si fanno le feste, si mangia, si beve, si diverte, si canta, però c'è anche magari vino e birra e magari forse un nostro caro fratello anziano della congregazione forse ha esagerato, ha bevuto più birra, più vino, e si è imbriacato. Qui dice la levita, sicuramente una cosa del genere ci fa stare male, perché un anziano, cioè, che si imbriaca a una festa da fratelli, cioè, vi rendete conto? E questo fratello fa il bello dal podio e poi si imbriaca. Che succede? E sicuramente non è una cosa bella. Ma mettiamo il caso, dice il paragrafo 16, che questo fratello anziano, dopo la festa che si è imbriacato, prende la macchina, se ne va a sbattere contro un palo e va a finire all'ospedale. In questi casi i fratelli, i dottori devono aiutarlo. Ma cosa deve fare il fratello anziano quando arriva all'ospedale? E qui c'è un messo del legno del 1985, che dice così: se un nostro fratello della nostra congregazione ha esagerato, si è imbriacato, birra, vino, whisky, casino, e va a finire all'ospedale, che succede? I dottori lo curano. Per il suo bene lo devono curare. Ma non deve dire assolutamente che è un testimone di Geova. Come dice il mistero del legno, perché se dice che è un testimone di Geova, l'organizzazione fa una figura di cacca. Non può dire che è un testimone di Geova, se no l'organizzazione fa la figura di cacca, cari fratelli. Sì, Geova lo perdona, però poi la Watch Tower fa la figura di cacca. Quindi, la torre di guardia continua. Il paragrafo 18 dice, dopo che i dottori hanno curato il fratello nostro, che si è imbriacato, tornerà a casa. Che succede? Sarà rimosso dagli incarichi? Sarà disciplinato? Sarà disassociato? La risposta è no. Perché? Perché il fratello anziano è sorvegliante della congregazione e non può essere disciplinato. Al massimo gli mettono un poco d'olio in testa, una pacca sulla spalla e dice: caro fratello, ti raccomando, attento alla prossima volta.
Ma che dire, dice qui il paragrafo 19, se invece dovesse essere un nostro caro fratello servo ministero, o pioniere, o proclamatore della congregazione, che invece sembri a caso. Dice qui, in questi casi, saranno disacciosati in tronco. Capito, cari fratelli? E qui dice l'autore di guardia, e perché gli anziani no e noi sì? Perché, dice qui l'autore di guardia, gli anziani sono stelle nella mano di Gesù. Capito, cari fratelli? Quindi è Gesù che poi se la vede con questi. Noi non c'entriamo niente. Mentre servitori, proclamatori e pionieri, a bella mazzata, perché non si fanno queste cose. Davanti a tutti i fratelli che si imbriacano. Non si può fare queste cose. Quindi perché? Perché, come dice il paragrafo 20, perché loro no e noi sì? Perché dice qui, i fratelli anziani faticano. Non dormono la notte per noi, per fare le ricerche. Fanno i discorsi da podio, vanno ai paesi per fare discorsi avanti e indietro con la macchina, pipipopà, sempre in servizio, sempre con le pulizie impegnati, sempre a fare le ricerche, sempre impegnati con la famiglia, con il lavoro, i problemi. E può succedere che stanno un po' stressati e poi può darsi pure che per tranquillizzarsi si imbriacano. Può darsi pure che fanno un po' di casino, può darsi. Però dobbiamo capire, cari fratelli, questi fratelli, i nostri anziani, sono imperfetti e peccatori. Allora, cari fratelli, io spero che prendete a cuore questi discorsi, questi nuovi intendimenti, questi avvertimenti. Perché se voi fate così, la vostra fede si è più vicina al nostro creatore, capito, cari fratelli? Scusate se oggi ho fatto un po' di ritardo, sono uscito fuori tempo, mo mi disciplinano gli altri. Scusate, cari fratelli. Va bene, vi auguro una buona giornata e un prossimo discorso più in avanti, mo vediamo. Va bene, cari fratelli, ciao, vi saluto, alla prossima, ciao.